che la crisi economica che ha travolto il nostro continente ha rimesso tutto in discussione, a partire proprio dalla sanità. E il paese maggiormente colpito in questo senso è la Grecia. Oggi, quando pensiamo a questo paese, le prime immagini che ci scorrono in testa sono quelle di milioni di persone che scendono in piazza a protestare, spesso proprio contro i tagli alla sanità. Perché secondo i dati della Banca Centrale della Grecia, l'80% della popolazione, a causa della disoccupazione e del lavoro sottopagato, non ha accesso ad alcuna forma di assicurazione sanitaria, che tradotto vuol dire non potersi permettere medicine e trattamenti sanitari, come ad esempio una chemioterapia. In questo clima di disperazione, la gente corse ai ripari e una dopo l'altra in Grecia sono nate le cosiddette farmacie sociali, ovvero il luogo in cui ogni cittadino, ricetta alla mano, può andare a procurarsi le medicine di cui ha bisogno gratis. Medicine che in realtà costerebbero anche centinaia di euro. E andando ad Atene ci incamminiamo proprio verso una farmacia sociale e appena fuori notiamo un via vai di persone, molte delle quali anziane. Ma lo Stato lei non le passa le medicine gratuitamente? Niente! Da quando è che c'è questa situazione? Prima si stava meglio in Grecia? Lei che lavoro faceva? Οικοδόμος. E lei ha tanti amici che stanno in questo modo? Se lei si sente male, no? Ha un problema al cuore, insomma, ha una situazione di salute grave, cosa può fare? Για την περίθαψη είμαστε εντάξει για την ώρα. Γιατί όσο πάνε τα πράγματα χειροτερεύουν. Μετά δεν ξέρουμε. Γιατί οι κυβερνήσεις όπως κατάντησαν τώρα, άλλα λένε το βράδυ και άλλα λένε το πρωί. Λένε ότι θα μας έδινε κάποιο επίδομα αλληλεγγύης. Ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα, παιδάκι μου. Είμαστε πεθαμένοι κι άθαυτοι. Grazie. Σε ευχαριστώ, παιδάκι. E buona fortuna. Καλή συνέχεια. Questo signore è uno dei tantissimi che ogni giorno vengono in questa farmacia sociale, dove ad aspettarci c'è Crissa, una volontaria che da anni dà una mano qui dentro. E c'è un sacco di gente. Qui le medicine sono tutte gratuite? Certo, tutte gratis a tutto il mondo. Vengono anche da altre città, cercando per esempio una medicina anticancro. Perché non ci sono i medicinali antitumorali in Grecia? Certe volte mancano. Delle farmacie sociali hanno portato medicine anticancro in ospedali pubblici. Quello che Chris racconta è vero, gli ospedali pubblici greci si ritrovano spesso senza farmaci e questo perché le case farmaceutiche, che considerano la Grecia uno stato insolvente, interrompono spesso le forniture di medicinali. Grecia, centinaia di farmaci bloccati dalle multinazionali. E ancora, Atene non paga, niente medicine. Le multinazionali del farmaco interrompono la fornitura degli antitumorali alla Grecia. Ed è per questo che la gente viene qui a chiedere aiuto. Qui un viavai continuo, la farmacia è aperta da mezz'ora, saranno entrate già 15 persone. Salve, calimera. Lei di che cosa ha bisogno? Di che farmaci ha bisogno? Ma invece? Lei quanti anni ha, mi scusi? Ha un lavoro? E che lavoro faceva prima? Una volta questi farmaci se li poteva comprare. È la crisi questa. Lei è più arrabbiato o rassegnato ormai? Molto piacere, Marco. Lei di che medicina ha bisogno, signora? Carcino sti mitra, ecco, βρήκαμε στον τράχυλο καρκίνο. Και είμαι άρρωστη τώρα, πάω για χειρουργείο. Δεν ξέρω, κάνω εξετάσεις τώρα, αυτό με τυρανάνε και πονάω, πρέπει να μπω. Μπορέσω, ναι, θα μπορέσω, αλλά πότε, γιατί θα μπορέσω, ναι, επέμβαση τώρα. Ma lo Stato queste medicine gliele dà? Pronto, ta pirono se si tiene, ta pirono. Quanti soldi dovrebbe dare per queste medicine? E a gestire da anni la farmacia sociale in cui ci troviamo c'è questo signore di 85 anni con i baffi, il signor Dimitri. Una razza. Che ci porta subito a fare un giro. Qui le medicine vengono messe in vecchie scatole da scarpe dove all'esterno viene incollata l'etichetta con il principio attivo. Queste stanze sono letteralmente invase da farmaci ed è in una di queste che Dimitri ci racconta come tutto è iniziato. Fiacciamo il farmacchio, lo idrissamo il 8 ottobre 2012. Στα 4-7 χρόνια εξυπηρετήσαμε 17.532
εργαστήριο επισκέπτες. Και όλα αυτά τα φάρμακα που βλέπετε εδώ είναι δοσήματα, προσφορά, συμβολή των πολιτών, των φαρμακείων. Un paese europeo come la Grecia, come è possibile che non abbia più soldi per le medicine? Η κατάσταση στην υγεία είναι μια τραγωδία. Παραδείγματος χάρη, πέρυσι το 60 περίπου τις 100 των παιδιών δεν έκαναν εμβόλια. Potrebbero venire fuori delle epidemie. Υπάρχει ακριβώς αυτός ο κίνδυνος, ο μεγάλος ο κίνδυνος. Λείπουνε 4.000 γιατροί και περίπου 18.000 βοηθητικό προσωπικό νοσοκομείο. Υπάρχει αύξηση των αυτοκτονιών. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλάνε για 40.000. 40.000 dal 2008. Και αυτό δεν είναι μία έκφραση, το λένε οι πολιτικοί ή το γράφουν οι δημοσιογράφοι. Είναι μία πραγματικότητα που ο ελληνικός λαός τη βιώνει εδώ. Τη νιώθουμε, τη ζούμε και γι' αυτό κάναμε αυτό το κοινωνικό φαρμακείο. Io la vedo e lei sta male personalmente per questa cosa. Cioè, se la prende molto a cuore. Συγκινούμε. Όχι, γιατί βλέπεις τη δυστυχία του λαού σου. Dimitri ha 85 anni e fa un grande lavoro per aiutare la sua gente, ma a volte la sua è una lotta per la dignità. Έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία διατάζονται οι γιατροί που γράφουν συνταγές φαρμάκων όταν είναι σοβαρές περιπτώσεις ασθενών όπως καρκινοπαθείς να γράφουν το πόσο καιρό ακόμα θα ζήσει. E perché devono scrivere l'aspettativa di vita? Γιατί θέλουν να κάνουν οικονομία στα φάρμακα, να μην του γράφουν πολλά φάρμακα για να παίρνει και τον βάζουν να διαβάσει πότε θα πεθάνει. Cioè, lei sta dicendo che se l'aspettativa di vita è poca non gli danno più farmaci? Αυτό είναι ένα έγκλημα ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο. Quella di Dimitri, ovviamente, non è l'unica farmacia sociale presente ad Atene. Ce ne sono tante altre e una delle più grandi è in un quartiere periferico della città. Entrati, ci facciamo subito un giro accompagnati da una volontaria. Anche qui gli scaffali sono pieni di medicine di ogni tipo, ma non solo. This is powder milk and this is evaporated milk. And here we have diapers. How many people come here every day? 1,000 people a day. Per month. Okay. Over there you see how people bring the medicines to us. All those bags are from people. They come in and they leave donations. Donations. E tutte queste donazioni vengono meticolosamente controllate ed etichettate. When they check, they take out the medication. And they make sure that this medication is what the box says. And then we check the expiration date and then we count the pills and then we make sure okay, it's 20 pills. Wow. Ah, exactly that. Wow. Il lavoro è immenso, c'è un sacco di gente che si lavora dietro sta roba qua. Ma lei perché parla padano? Io non parlo padano, ho finito l'università a Bologna e poi ho vissuto a Trento per un sacco di tempo. Lei è farmacista? Sì. Tutti questi farmaci da dove arrivano? Da associazioni varie, in Germania, in Austria, in Svizzera, in Italia, in Francia, raccolgono medicine ce le spediscono. Vi capita di dare dei farmaci antitumorali agli ospedali? Certo. Com'è possibile che un ospedale pubblico si ritrovi senza farmaci per i tumori? Perché magari il budget è finito e poi ci sono sempre dei giochetti delle multinazionali. Tante volte con i tagli della spesa sanitaria è successo che gli ospedali dovevano dei soldi alle ditte farmaceutiche, alle multinazionali, eccetera, non li pagavano, quindi questi tagliavano le scorte. Cioè quindi capita che magari non gli procuravano più le medicine, cosa facevi? Quindi capita che le case farmaceutiche non vendono il farmaco non in Grecia vendono, perché non si fidano di essere pagate sostanzialmente. Anche quello. Gli è stato chiesto per esempio per degli antitumorali di abbassare il prezzo. E non hanno voluto farlo. Non vogliono farlo, hanno detto che lo ritirano dal mercato greco, che non gli conviene. La Grecia dovrà importarlo al triplo del prezzo che lo importava prima per le vie normali, perché deve fare un'importazione in un paese europeo. C'è soltanto un tornaconto economico in tutto questo ragionamento. In fin dei conti sì. Secondo lei la situazione sanitaria qui in Grecia, quanto è peggio rispetto all'Italia? Lei che è stata in Italia, ha studiato in Italia. La crisi che noi viviamo qua da 7 anni a sta parte in Italia non è ancora arrivata. Sta arrivando piano piano anche l'Italia. Chi è? Grazie. Ma questa farmacia sociale ha una sua particolarità, perché qui dentro non ci sono solo latte in polvere e farmaci. But I'm sorry, how much does it cost a visit like this outside? Usually 60. 60 euros. 60 euros. And in the public healthcare system it's not free. It's free for the first
20 patients of the month or 30, and those who go after that, public system makes them pay 10 euros per visit. It's a lot when you don't have it, it's quite a lot. In questa farmacia sociale, quindi, non solo puoi avere gratis le medicine, ma essendoci più di un ambulatorio, puoi anche accedere a diagnosi e prescrizioni mediche. Ma per tutto questo c'è bisogno di un medico. Eccolo qui, lui è il dottor Vikas, un rinomato cardiologo di Atene, che 3 anni fa, vista la situazione tragica, ha sentito di dover dare una mano e ha deciso di dedicarsi al volontariato. E tutto questo che vedete qua, medicine, mobili, sono donazioni dalla gente. Un paziente, per esempio, che scopre di essere malato di cancro, che cosa può fare qui in Grecia senza pagare? Può fare un'operazione se necessità, però soltanto al sistema pubblico. Gli appuntamenti agli ospedali pubblici sono più di 3-4 mesi. Anche se è un'emergenza? Sì, e abbiamo visto tante persone con il cancro che ha peggiorato la loro situazione perché non hanno preso la terapia subito quanto si doveva prendere. Tutti gli ospedali da ottobre, quindi per 2-3 mesi, non hanno i soldi perché sono finiti. E quindi? Quindi questi 3 mesi chiedono dalle strutture come la nostra medicine, materiale medico, perché non hanno soldi. Questo è il problema. Abbiamo vissuto cose tragiche. E proprio mentre il dottor Vikas ci spiega quanto profonda sia la crisi nel sistema sanitario greco, arriva un paziente per una visita al cuore. Questo paziente ha un grande problema con l'aorta. È un caso molto grave, perché questa aorta può rompere da un momento all'altro. Ora è il tempo di andare per fare l'operazione, però deve aspettare più di 2 mesi. Lei, signore, lei è disoccupato, signore? È vero. Che lavoro faceva prima? Πολύ σε αυτοκίνητο. Από 16 χρονών μέχρι το 2008-2009. Quante persone sono come lui in Grecia? Quasi 2 milioni. 2 milioni su una popolazione di 10 milioni vuol dire che una persona su 5 in Grecia non ha accesso alle cure. Una cosa incredibile se pensiamo che tutto questo accade nel cuore dell'Europa. Mi ricordo un paziente che si è rotta l'aorta. Chiedevano soldi in un ospedale pubblico. Io sono andato là, si è fatto un casino il direttore dell'ospedale e l'hanno operato. Se non l'operava? Sono morti tanti in Grecia. Dal 2011 abbiamo più morti che nascite in Grecia, non perché sono diminuite le nascite, ma perché sono aumentati i morti. E questo l'avevamo visto in Grecia soltanto al periodo della Seconda Guerra Mondiale. In Grecia abbiamo delle malattie che 6-7 anni fa non esistevano, come tubercolosi. Per colpa della mala sanità. Esatto. Però ce ne sono anche altre cause. Per esempio, molti pazienti mi dicono che io devo scegliere fra di mangiare e di prendere le medicine. È una tragedia, secondo lei, sì, questa? È una tragedia perché qua abbiamo visto tante persone che sono morte. Io mi ricordo moltissime persone che sono venute qua con un cancro enorme che non potevamo fare niente. Grazie mille, grazie davvero, e complimenti. Il lavoro del dottor Vikas e dei suoi collaboratori, tutti volontari, è davvero importante, perché la Grecia sta vivendo una vera e propria crisi umanitaria, soprattutto legata a un sistema sanitario ormai in macerie. Basti pensare al fatto che in questo paese, sempre secondo la Banca Centrale Nazionale, la mortalità infantile sarebbe salita dal 2,65% nel 2008 a circa il 4% nel 2014. Ma negli ultimi anni ad essere aumentati sono anche i malati di AIDS ed epatite C, così come il numero di suicidi, cresciuto negli ultimi 3 anni del 35,7%. Un dato davvero sconvolgente. Ma come fanno i benestanti greci di ieri, ma poveri oggi, a tirare avanti? Lui è Emilio e lei è Crisanti. Entrambi un tempo persone con una vita normalissima, ma adesso costrette a venire in questa farmacia sociale per avere i medicinali di cui hanno bisogno. Qui ci può una parola con mia meno fama, non fa? Sì. Ma che tipo di farmaci prende lei, signora? Che con l'aiuta? Prendo gli pneumoni, prendo il cefalico. Ma lo Stato non le passa queste medicine? E quanto deve pagare su questi farmaci lei? 10 anni fa, com'era la situazione? Molto diversa da adesso? Lei ha famiglia? Figli? È sposato? Due cuore, una io e 4-5 figli. Tre cuore sono i miei figli, anche i miei conoscenti, che mi hanno seguito. Io mi fa bene, io per via, io polizia. Conosce tanta gente come lei?
Chiediamo sia ad Emilio che a Crisanti di passare qualche ora fuori di qui, ma abbiamo in mente una piccola sorpresa, nulla di speciale, ma qualcosa che almeno regalerà un sorriso a questa signora. Una bella spesa. Saliamo in macchina e andiamo verso il supermercato. Molto molto grazie. Brava. Molto. Sì, sì. Ne bebe. Sta pausa una pso e una chiria. Una pagina coppella policalì. Me lo auguro, signora, però. Bellissimo. Io bellissimo. No. Ma no, io bellissimo, signora. Bellissimo. Grazie. Bellissimo. Bacino. Grazie, signora. Andiamo in un grosso supermercato ed appena entrati. Prenda tutto quello che le serve. Il caffè. No. Vabbè, ma il caffè dai, 3 euro. Dai, che la pasta ti dura un sacco. Dai. Questa gli dura, capito? Non è come la carne che gli finisce. Fagioli, dai. Lenticchie. Riso. Quanto costa? 1,70 euro. Prende il riso dura tanto. Ok. Riso, la farina. Cos'è questa? Mortadella, la margarina, aceto. Il detersivo, surgelati, piselli. Ok. Potelighi. Nel 2019, signora. Sembra una bambina in un negozio di giocattoli. Non riesce a star fermo un istante. Tutto. Signora, da quant'è che non fa una spesa così? Potè. Spende. No, mai. No. Vabbè, oggi sì. È felice. Non fa il potere. Oggi si può. Crisanti, felice e soddisfatta, si fa un ultimo segno della croce. È venuto il momento di salutarsi, anche perché abbiamo un altro appuntamento, quello con Emilio, che ci aspetta vicino a casa sua. Due passi e arriviamo al suo appartamento. Grazie. Fa un po' freddo qui dentro, eh? Non passo un pochino. Perché il palazzo non riesce ad accendere il riscaldamento? Da quant'è che è così, Emilio? Non fa bene ai polmoni, ai bronchi. La tieni molto bene comunque questa casa, perché è pulita, cioè è dignitosa, molto dignitosa. Viene tua figlia però, perché gli uomini da soli solitamente è un disastro. Ah, qui eri figo. Eri un bell'uomo qui. Il calese può essere. Qui si stava bene. Emilio, ma lei adesso di pensione quanto prende? Eccolo qua, 338. 338 euro, cosa fa Emilio con 338 euro? Che non ti può dire, ti ne abbiamo solo, ma costavo, per da cosa, da guarda se non chiedo, deve stare né, da te per una conforma anch'io, per la buona testa. Te la vedo una soluzione a questa crisi? Oggi, tra giusto, io vieni, lo devo smaccare, agapami di cuore, amici. Che ti mi tagliate in agapami? Ma se ti torni, in agapami. Una faccia o una razza? Una faccia o una razza. Tu credi che l'unica speranza sia la fede? È vero, si pisti. Non tenere come pisti, da che non mi tipo di e preghi tutti i giorni? È vero. Cosa chiedi tu a Dio? Ti dico, ti pediamo, ma se non tu ne... mi sono caduto lì. Da pezzetto non ci sono visto, ti chiedi impara poi gli dici come la pedia, signora. Emilio. Mi raccomando, eh. Dai. Nonno, su, forza. Ciao. Forza Grecia, viva la Grecia! Viva la Grecia! Viva la Grecia!